Il reddito di cittadinanza è stato introdotto circa un anno e 10 mesi fa. Ma cos'è realmente? E qual è il fine ultimo per cui è stato introdotto? Ormai tutto sappiamo che consiste in un sussidio temporaneo da parte dello Stato, erogato con carta prepagata, mediante il quale si possono acquistare beni e servizi di prima necessità. I beneficiari del sussidio devono svolgere obbligatoriamente per il proprio comune attività di formazione, di riqualificazione e di ricerca attiva del lavoro. Si deduce che il fine ultimo di questo stesso sarebbe dovuto essere proprio la reintroduzione e il ricollocamento del cittadino nel mondo del lavoro, grazie al supporto dei navigator e dei centri per l'impiego. Ma in realtà cos'è accaduto? Cosa non ha funzionato? Il reddito di cittadinanza inoltre è stato pensato anche per contrastare la povertà, ma tali ambizioni non sono mai state raggiunte. Sul reddito di cittadinanza Luca Mancuso, presidente nazionale Fenimprese, si esprime così: abbiamo la necessità del lavoro di cittadinanza, non del reddito. Aiutiamo le imprese e il mondo del lavoro. Affermazione critica su quella che è la reale situazione, su cui dilaga ormai da tempo ed è maggiormente in Covid-19 post-pandemico il nostro Paese. Possiamo dire chiaramente che tale misura è stato un vero e proprio fallimento. La pandemia Covid-19 ha alimentato ancora di più l'emorragia occupazionale del nostro Paese, già vasta antecedentemente. Sono i dati a parlare: circa 220.000 offerte di lavoro e opportunità formative fornite dai navigator, a fronte di circa 1,23 milioni di maggiorenni tenuti a rispettare il patto per il lavoro firmato con i centri per l'impiego, in quanto non tutti i beneficiari sono impiegabili. Luca Mancuso dice ancora: sono stati previsti sussidi per le famiglie in difficoltà economica, per chi ha perso il lavoro ad un'età importante, ma non sono stati previsti sussidi in modo più assoluto per gli imprenditori, che invece sono stati alla chiusura. In questo modo hanno sofferto ancora di più le nostre aziende, il nostro tessuto imprenditoriale, logorando ancora di più l'economia del nostro Paese. Non deve essere questo il modus vivendi a cui dobbiamo. Il presidente Mancuso conclude affermando: nella pandemia lo sfruttamento del lavoro è aumentato. Persone senza una stabile occupazione ed in condizioni di precarietà sono state spinte a dover accettare prestazioni lavorative prive delle adeguate garanzie. Questo non è assolutamente accettabile. Lo Stato e gli enti competenti dovrebbero ricordare che il lavoro è un diritto inalienabile di ogni essere umano.